Ciao ragazzi, bentornati a Genshin Impact con Coccodrillo Amato 700, che sono io. Faremo in questa puntata qua le missioni al Conquest. Tornare a Mondstadt. Se in città. Dobbiamo tornare. Ora andiamo subito. Spero che i video precedenti vi siano piaciuti. Se non l'avete ancora visti, andate a vederli. Spero che vi piacciono. In questo tempo dovrei essere salito di rango. Vediamo di recuperare più possibili ricompense, però credo che ci sia una missione. Oh, si sono sbloccate 4 missioni che si faranno ogni giorno, si ripeteranno. Ecco, si va sul libro, si scende e ci sono queste 4 missioni. Queste missioni qua si ripeteranno ogni giorno. Se volete che le faccia vedere ora, ma quasi quasi ve le faccio vedere ora. Andiamo a ve le faccio vedere come funziona. Ah no, non posso fare. Però posso fare questa. Allora, una qua, posso fare. Poi ce n'è una qua fuori. Una è qua e una qua. Due missioni posso farle, perché ho scoperto il mondo. Invece le altre due non posso farle, è da scoprire il mondo. Quindi andiamo a fare un paio di missioni, esatto che si sono sbloccate le. Ma prima volevo prendere ricompense. Una bella spada, prototype Rancour, un'arma viola, una spadina viola, con percentuale di spadone attacco acquisita. Una casita. Monetine. Sempre primo gems, sempre utili. Questo qua per fare spunate. E sono a livello 13. Questo sarà a livello 14. Poi ci vorrà ancora un po' tempo. Andiamo. Scusate se ho cambiato così tanto il video, ma esatto che si sono sbloccate, ve le posso vedere. Bisogna parlare con i personaggi qua che ci sono. Ogni giorno saranno differenti, credo. Ecco. Lui si chiederà qualcosa. Perfetto. Dobbiamo andare da questa parte. Dobbiamo aiutarlo. Vi raccomando, non buttatevi giù come veramente io con niente di stamina. Dobbiamo raccogliere questo qua. Questi oggetti qua. Si vede che gli è caduto. Bene. Guardate. Abbiamo dato, invece di aver raccolto qualcosa, abbiamo dato cibo alle oche o anatre, così te mangiano. Ora torniamo da Timmy. Ciao Timmy! E
Finisce così la missione. E si è data una ricompensa. Quelle cocchette lì. Cocchette da mangiare. E tutte 10 prima zenze e tutto il resto. Ora andiamo sul libro, andiamo sotto commissioni zonata. Ora c'è una B perché l'abbiamo completata. Bene. Allora guardiamo se troviamo la missione, ma possiamo prima andare sulla mappa e andare direttamente qua. Facciamo un viaggio rapido qua. Eccoci. Funzionano così. Ogni giorno si attiveranno queste missioni qua, quattro missioni, che se le completiamo si daranno ricompense. E come ricompense 10 prima zenze. E sono molte, molte d'aiuto per fare spinate e avere nuovi personaggi. Ogni missione sarà 10 prima zenze, in totale 40. Più se completiamo tutte le prima zenze, tutte le missioni, prenderemo un bonus. Quindi per me è veramente utile completarle. Facciamo fuori questo animaletto. Perfetto. Perfetto. Ho cliccato per sbaglio questa meridiana. Bene. Questa meridiana è una missione da fare. Che bisognerà farlo più avanti, ve lo farò vedere. Un video dedicato a Postra. La grande meridiana. Le altre missioni che sono qua sono fuori dalla zona e in teoria posso arrivare se. Ma partiamo con questa qua sotto. Prendiamo il teletrasporto più vicino che è questo, ma no, se n'è un'altra che ho già recuperato. Ecco, così te vi faccio vedere cosa succede. Se riesco a completarle tutte e quattro. Se usiamo lui al talento di correre più veloce, quindi vi consiglio di usare lui, esatto, che è un personaggio principale che ci tiene. Sono dei nemici abbastanza forti da quella parte, sono di livello 30. Speriamo di arrivare a sconfiggere i nemici, esatto, che è una zona nascosta qua che dobbiamo ancora arrivare. La città, la montagna elevata, che ci siamo stati un video fa, 2 video fa. Che ci siamo stati annientati, polverizzati. Questo qua è un totem. I totem si attivano con gli elementi. Ci dovrebbero essere dei totem e sono a tempo. Ci dovrebbe essere più di uno. Ecco, bisognerebbe un personaggio elettrico, fuoco e che non ho in squadra, quindi non posso farlo. Se c'è la mappa, una gemmina strana. Non posso raccoglierla. Oh sì.
devo trovare anche gli altri. Uno è qua. Uno è qua. Sì, ciao. E scendiamo e prendiamo questo rosetto qua. Questo semino qua, se bisogna raccoglierla, sono semine rosse che gli daremo all'albero per potenziare a Dragonspine, c'è scritto. Quindi credo che se saranno altre semine da raccogliere. Se arriviamo, perché mi sa che è lunghissimo come video, mi corre sempre, sbaglio sempre il personaggio da cui correre. Vediamo se riusciamo a fare tutte e quattro missioni in un unico video. L'invasione di slime! Affronta i slime e distruggili! Dobbiamo slimare via! Slimare via! Usiamo il super del fuoco e usiamo questa qua che doveva rimanere un po' più di fuoco. Però dai! Ha fatto il suo dovere! Perfetto! Ora andiamo qua, prendiamo questo punto statua, punto rapido, e poi andiamo su. Sì, era questa. È quell'onda lì rossa. Quel raso lì rosso. E dov'è che sarà questo teletrasporto? In cima alla montagna! Esatto, che so che i nostri personaggi non gli piace tanto l'arrampicata. Dobbiamo fare il giro. So, in brutto modo si scontreranno per terra e fanno una brutta fine. Come è successo parecchie volte. Esatto, che abbiamo poca stamina. Pareva molto più alta. C'è un mostro. Dobbiamo distruggere il mostro per poter andare alla statua. Come tutti sapete, il vento non farà mai danni al vento. Lei Noel. Cosa puoi fare? Andrea. Sì, ciao. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a recuperare la statua. C'era stata una zeta? Una spada c'era stata. Bella. Recuperiamo questo teletrasporto qua. E si è sbloccato un bel po' di zona. Ora possiamo arrivare anche a questo qua. Vediamo. Ecco, abbiamo attivato la statua e adesso gli diamo le semine che troviamo in giro. La stamina è aumentata e non solo, avremo altri bonus grazie a tutta questa statua qua. Bene, andiamo alla missione che c'è.
a quella missione. 600 metri. Vedo già la zemina là. Beh, vediamo se riesco a arrivare, se non si è impiegato troppo tempo a prenderlo. Abbiamo fortuna, abbiamo trovato anche uno scrigno immerso da slime. Così da se non avevamo un personaggio del fuoco, meglio spegnere un po' di fuoco per non bruciare. Prendiamo con la zemina. Perfetto. Al primo tentativo presa. E si potrà dare alla statua un'altra zemina. Che fortuna, ne abbiamo trovato un'altra. Aia, cos'è che è stato? I rovi, non si farà salire sui rovi fino a che non... Così è troppo fuoco, così è troppo fuoco. Finché non distruggiamo i rovi con un fuoco. Non fate come me, non causate un incendio, distruggete tutto e lasciate bussare i personaggi. Che è molto facile che questo accadi. Vediamo se riesco a arrampicarmi. No. Ci mancano ancora 300 metri. Dei 300 lunghissimi metri. Fortuna che abbiamo Keria che corre il 25% in più della velocità di un personaggio normale. Non bisogna buttarsi. Ho visto questo scrigno. Sì, ho preso tutto. Sì. Ci mancano solo 100 metri. Eccoci. Attiviamo il ghiaccio e vediamo se riusciamo a rompere la sua barriera. Esatto, che se l'abbiamo fatta romperla. E perfetto, abbiamo sconfitto lui. Ora andiamo sul libro. Oh, visita. Abbiamo fatto questa missione qua, visita una statua. E bisogna portare un personaggio a livello 20. Che poi sceglieremo. Ecco, ora che abbiamo completato tutte e quattro missioni, che vedete 4 su 4, se è proprio la. Se sono aggiunti tutti e quattro i disegni viola delle missioni. Ora andiamo qua. Da qua si teletrasporterà direttamente dove siamo aumentati di rango. Appena che siamo qua, vi posso vedere quali ricompense si daranno. Paimon ha sentito il profumo di un panino al pesce di toast. Sente tutto il profumino e vuole andare subito a prendersi un panino. Ma questo sarà nel prossimo video.
Queste saranno altri. Video che premono. Novità nei video. Si ringrazia. Poi si spiega che ci sono delle spedizioni. Che se da se sai se una mappa con le spedizioni qua possiamo mandare dei alleati che se faranno delle missioni a posto di noi, però ve lo spiegherò meglio più avanti se saranno le ore da selezionare tutto eccetera eccetera, però questo sarà nel prossimo video. Ci danno molto aiuto. Si va qua, si parla con lei. E si dovrebbe dare una ricompensa perché abbiamo completato tutte e quattro le missioni. Ecco, questa è la ricompensa perché abbiamo completato tutte le altre quattro missioni. Quindi altre 20 primazens in più. Quindi facciamo 60 primazens. Che saranno molto d'aiuto. Spero che il video vi sia piaciuto. Queste missioni qua sono giornaliere, potete farle ogni giorno. E se avete dei dubbi o qualcosa, basta che scrivete nei commenti che io vi rispondo. Ciao, al prossimo video. Ciao.